Bene, gatto, sogno sognato. Oggi facciamo i polipetti o i polipetti murati. Murati o alucia. Ancora si devono mettere d'accordo come si chiama. C'è chi li chiama murata, c'è chi li chiama alla lucia. Comunque, dopo ne parliamo. Allora, mettiamo una padella, un tegame sopra. Così, meno male che è partorito il suo gas. E facciamo riscaldare l'olio, che ci mettiamo l'olio e facciamo una cipolla piccola piccola, così. Una cipolla piccola piccola, un dito. E l'aglio e ce lo mettiamo sale. Prendiamo i polipetti, questi qua. Vedete questi? Si toglie la bocca se ce l'hanno, sempre con l'acqua corrente senza prendere corrente, con l'acqua corrente senza prendere corrente, e si gira la testa così, vedete? E si toglie tutto questo qua, così. Questo lo mettiamo qua, vedete? Ora ve ne faccio vedere ancora uno. Guardate questo così, sempre con l'acqua di corrente, e si gira la testa, così. Si ci gira la testa e si ci toglie tutto quello che c'ha nella testa. Praticamente se ci pulizia uccelleria. E lo mettiamo qua, così. Vedete? Tutti questi qua. Nel frattempo l'olio si stava bruciando e ci mettiamo la cipolla, così. Ci mettiamo a cipolla e aglio. L'aglio ce lo mettiamo in teglia. Eccolo. Ora dobbiamo aspettare che la cipolla che si fa bella dorata, bella sgnanciata, bella bionda. Così. E dopo ci buttiamo i polipetti. Nel frattempo che voglio salutare la signora Chiara Russo, la signora Chiara Russo che ci ha mandato un pacco e ci ha mandato un regalo bellissimo. Era un regalo con tutti gli aromi della cucina, aglio, il peperoncino, il basilico, era un quadrettino che si metteva. Poi vi faccio vedere il video. Siccome devo dire alla signora Russo che quando le ha visto mia figlia si è innamorata, che sono belle di qua, a me pure piace. E ce l'ho dato a lei per mettersela nella cucina che c'è lei per mobiletto, per figura. Io ho dato a lei come a fare qualche cosa dalla padrona. Comunque, a questo punto, quando la cipolla è tutta rotolata, vedete? Con l'aglio pure, perché l'aglio ce lo mettiamo intero che poi ce lo togliamo. Allora, questo c'è che le fa con solo aglio, che è trita l'aglio e ci mette l'aglio. Noi ci mettiamo un po' di cipolla e l'aglio intero che poi ce lo togliamo. Prendiamo i polipetti, i polpicciati, i polipetti, i polpicciati. Vedete, così, già li puliti e gliele mettiamo dentro. Così. Le mettiamo dentro. Così. E le facciamo cuocere assieme così che si perdono più i sapori. E ora dobbiamo aspettare che questi cuociano un poco e dopo vi faccio vedere ancora un passaggio. Asciutiamo e ci vediamo dopo. E allora, quando è un
rotolato qua il polipettile, vedete? Così un po' rotolato, ci mettiamo un po' di vino bianco, lo spruzziamo con un pochettino di vino bianco, così. Adesso dobbiamo aspettare che si asciuga il vino, vedete qua? Dobbiamo aspettare che si asciuga un pochettino il vino bianco, che dopo ci mettiamo un poco di pomodoro e facciamo cuocere. Nel frattempo ringraziamo e salutiamo sempre la signora Russo Chiara per il regalo che mi ha mandato, che è bellissimo. A mia figlia è impazzito e ci ho voluto dare a lei. Ora aiutiamo che se ciò che è vino e ci vediamo tappa. E allora, quando il vino si è asciugato, ci mettiamo un po' di pomodoro, così, già di passato, così, un po' di pomodoro. E a questo punto aggiungiamo un po' di sale, un po' di sale, poco, sempre sale. Quando si parla di pesce, sale sempre poco, così. E un pochettino di prezzemolo o basilico di tritato pure, così. Vedete? E facciamo rifinire di cuocere. E un pochettino di pepe, ora dobbiamo trovare il pepe perché qua c'è sempre la salsa di soia, gli spiazzi, io non lo so. Ultimamente li avevo messi qua, non ne so, gli spiazzi. Guarda, guarda, il pepe, guarda il pepe. E visto che cacciavo la scala per pigliare. Ora un attimo che prendiamo il sgabello, prendiamo i pepe e ci mettiamo i pepe. Aiuto, dammi, ci vediamo quando è tutto cotto. Aiuto, aiuto. E allora, a questo punto i polipetti alla Luciana o murati, c'è chi li chiama alla Luciana perché dice che c'era un cuoco che si chiamava Luciano e ha inventato questi. I polipetti li chiamano polipetti alla Luciana, c'è chi li chiama i murati perché li mangiavano i muratori che andavano a mangiare in una trattoria, così. E ci facevano questi i polipetti e con la salsa dei polipetti ci facevano la pasta e li chiamano murati. Ora noi vedete che sono già cotte. Se il pomodoro asciuga molto mentre cuociono, prendono un po' di mescolino di brodo di pesce o di vegetale e allungare a poco senza mettere acqua. Adesso noi impiattiamo così perché noi con la salsa era un pochettino più abbondante, perché noi dopo ci facciamo due spaghetti con la salsa, vedete? I polipetti così li mettiamo qua sulla salsa e appena che l'abbiamo tutti pronti e impiattati vi faccio vedere l'ultimo passaggio. Asciutiamo e ci vediamo dopo. E allora i polipetti sono impiattati. Ora io che vi raccomando, quando comprate i polipetti, comprate quelli migliori di questi, quelli, perché a questi qua ce l'hanno dato a mia moglie, mica sono il massimo. Comunque voi comprate quelli migliori, sono pure buone per mangiarle così. Attenzione, con la salsa, se è abbondante, che rimane la salsa,
dopo ti fanno due spaghetti. Allora, i polpette sono pronte e ci mettiamo un po' di olio d'oliva, attenzione, sopra se dovessero aggrippare, così, guarda, un po' di olio, così, e un pochettino di prezzemolo tritato, glielo mettiamo pure sopra, così. Ecco. E questi sono i polpette morate o alla lucia, come volete chiamare, piatto sempre sistematello, così. A questo punto i polpette sono pronte e pizzate. Ringraziamo sempre la signora Chiara Russo per il bellissimo pacco che ci ha mandato. A questo punto i polpette sono pronte e pizzate. Bene a tutti, lo so, grazie.